Spirito Santo. Come era in principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Esulti di gioia il cielo, i suoni sulla terra, la lode degli apostoli, voi giudici del mondo, arabi del Vangelo, udite la preghiera, voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli, luce nuova e sono le potenze umane, rinnovate i prodigi. Quando verrà il Signore alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria. Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi. E la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Glorifica il Signore, Gerusalemme. Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli, e ha messo pace nei tuoi confini, e ti sazia con fior di frumento, manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce, fa scendere la neve come rana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste, manda la sua parola ed ecco si scioglie, il vento e scorrono le acque, annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele, così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha
ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i discepoli. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto, immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere, all'ode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia, Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Insegnati di capitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i discepoli. Tutti erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Testo che abbiamo appena ascoltato costituisce la prima parte di uno dei tre cosiddetti sommari nei quali Luca, nel libro degli Atti degli Apostoli, intende presentare sinteticamente il clima spirituale e le dinamiche essenziali vissute dalla prima comunità cristiana, quale frutto dell'effusione dello Spirito Santo nella Pentecoste. Luca ce lo racconta mostrandoci la Chiesa di Gerusalemme come il paradigma di ogni comunità cristiana,
come l'icona ideale di una fraternità che affascina e che non va mitizzata, ma nemmeno minimizzata, rimanendo sempre quale modello di ogni futura comunità cristiana. Il primo versetto, il versetto 42, viene generalmente inteso come l'enumerazione dei fondamenti della Chiesa. Con ogni probabilità ci troviamo di fronte a una ripresa di quelli che sono i tre pilastri del mondo secondo la tradizione giudaica, che erano la legge, il culto e le opere di misericordia. Negli Atti degli Apostoli i fondamenti sono espressi attraverso tre ambiti, di cui il terzo si articola in due aspetti. Essi sono l'insegnamento degli Apostoli, la didache, la comunione, coinonia, la frazione del pane e le preghiere. In ciò i cristiani sono perseveranti. Perseverare significa che la loro adesione al Signore e la vita comunitaria non sono soltanto il frutto di un entusiasmo iniziale, ma è un durare nel tempo, dare fedele continuità a quanto si è intrapreso. I cristiani ascoltano assiduamente la didache, cioè l'insegnamento apostolico, praticano un'alta qualità di rapporti interpersonali, anche attraverso la comunione dei beni spirituali e materiali. Fanno memoria del Signore attraverso la frazione del pane, cioè l'Eucaristia, e dialogano con Dio nella preghiera. Sono questi gli atteggiamenti permanenti del cristiano e della comunità, validi anche oggi. San Luca ci dice poi che i credenti stanno insieme. La prossimità e l'unità sono lo stile dei credenti, vicini, preoccupati gli uni per gli altri, per aiutarsi, per sostenersi, anche per correggersi. La comunione, che nasce dalla fede suscitata dalla predicazione apostolica, si nutre dello spezzare il pane e della preghiera, si esprime poi nella carità fraterna e nel servizio. I cristiani sono chiamati a condividere, a immedesimarsi con gli altri e a dare secondo il bisogno di ciascuno. Con il crescere nel tempo della Chiesa, questa forma inizialmente radicale di comunione materiale, si dice vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, non ha potuto in verità essere mantenuta. Il nucleo essenziale è però rimasto. All'interno della comunità dei credenti non deve esservi una forma di povertà tale che a qualcuno siano negati i beni necessari per una vita dignitosa. Siamo di fronte alla descrizione della comunione della Chiesa nascente, nella ricchezza dei suoi dinamismi interni e delle sue espressioni visibili. Ognuno di noi personalmente ed ogni comunità deve sempre confrontare e nutrire il proprio cammino cristiano alla luce di queste quattro dimensioni fondamentali, pregando lo Spirito Santo perché faccia di noi e delle nostre comunità luoghi in cui accogliere e praticare la vita nuova, le opere di solidarietà e di comunione, luoghi in cui le liturgie siano un incontro con Dio, che diviene comunione con i fratelli e le sorelle. Un'ultima parola. Il dono della comunione è custodito e promosso in particolare dal ministero apostolico. Gli apostoli, tra cui il nostro San Matteo, e i loro successori sono i custodi e i testimoni autorevoli del deposito della verità consegnato alla Chiesa, come sono anche i ministri della carità, due aspetti che devono andare sempre insieme. Questo duplice servizio in realtà è uno solo. La verità rivelata che essi custodiscono e trasmettono è anzitutto un servizio di amore che essi devono vivere e promuovere. La verità e l'amore sono due volti dello stesso dono
che viene da Dio e che grazie al ministero apostolico è custodito nella Chiesa e ci raggiunge fino al nostro presente. Siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. Tutti lo riconosceranno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Io vi ho scelto, non voi avete scelto me. Vi mando a portare un frutto che rimanga per sempre. L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati. Rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Io vi ho scelto, non voi avete scelto me. Vi mando a portare un frutto che rimanga per sempre. Edificati sul fondamento degli Apostoli, per formare il Tempio vivo di Dio, preghiamo con fede. Ricordati, Signore, della tua Chiesa. Padre, tu hai voluto che gli Apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo risorto. Concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione. Hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri. Fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini. Tu, che hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola, concedi una messa abbondante agli operai del Vangelo. Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te. Fa che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace. Hai costituito il Cristo Re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Preghiamo per il nostro seminario metropolitano e imploriamo il Signore per ottenere il dono di numerose e sante vocazioni, affinché sempre più giovani ardano dal desiderio di seguire Gesù nella via del sacerdozio ministeriale. Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Portando con noi il libretto, ci disponiamo in processione dietro il vescovo e ci dirigiamo verso la cripta. Matteo, su vieni, il cuore ti balzò.
frutto del Vangelo. O martire invito, ottieni dal cielo per tutti i tuoi figli l'eterno gioire, per tutti i tuoi figli l'eterno gioire. Lasciasti il demonio, la brama dell'oro, Gesù ti promise celeste tesoro, il lieto convito con te dimorò, il lieto convito con te dimorò. Apostol di Cristo, cantor del Vangelo, o martire invito, ottieni dal cielo per tutti i tuoi figli l'eterno gioire, per tutti i tuoi figli. Fuori,
Già fin dal primo momento della sua conversione,
egli cominciò subito all'inizio, appena prese le prime nozioni della fede, quella evangelizzazione che avrebbe portato avanti di pari passo col progredire della sua santità. Se desideriamo penetrare più a fondo nel significato di ciò che è accaduto, capiremo che egli non si limitò a offrire al Signore un banchetto per il suo corpo nella propria abitazione materiale, ma con la fede e l'amore gli preparò un convito molto più gradito nell'intimo del suo cuore. Lo afferma colui che dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui e lui con me. Gli apriamo la porta per accoglierlo. Quando dica la sua voce, diamo volentieri il nostro assenso ai suoi segreti o palesi inviti e ci applichiamo con impegno nel compito da lui affidarci. Entra quindi per cenare con noi e noi con lui, perché con la grazia del suo amore viene ad abitare nei cuori degli eletti e a ristorarli con la luce della sua presenza. Essi così sono in grado di avanzare sempre più nei desideri del cielo. A sua volta riceve anche lui ristoro mediante il loro amore per le cose celesti, come se gli offrissero vivande gustosissime.
grazie per i doni ricevuti e supplichiamo la tua paterna clemenza. Tu che esaudisci sempre le preghiere degli umili, non abbandonarci mai e guidaci al possesso dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Amen.